Grazie, noi passiamo al conto alla rovescia per la prima della scala in vista della Madama Butterfly. Nei prossimi giorni in molte zone di Milano concerti, spettacoli e anche laboratori per bambini dedicati proprio all'opera di Puccini. Oggi intanto è stata presentata una Butterfly un po' particolare. È una Madama Butterfly un po' discinta e provocante, quella immaginata da Milo Manara. La tavola originale, realizzata per l'occasione dal grande disegnatore, è uno dei pezzi forti della mostra Un fil di fumetto allo spazio Wow dal 3 dicembre. Il disegno è stato rivelato questa mattina a Palazzo Marino, durante la presentazione della rassegna La Prima Diffusa, con tante iniziative gratuite fino al 14 dicembre. Quest'anno la prima diffusa avrà ben 27 luoghi in tutta la città in cui la prima della Madama Butterfly verrà proiettata in diretta grazie alla straordinaria tecnologia della RAI. Accanto a questo tutta una fittissima serie di iniziative con mostre, concerti, conferenze per entrare in rapporto con la cultura giapponese. Sarà possibile vedere la prima della scala, oltre che su Rai HD, anche su Rai 5, e dirette per seguire sempre in HD la prima della scala nei cinema e nelle carceri e in molti altri luoghi. C'è una mostra al Museo Teatrale sulle diverse Butterfly. E adesso domani, proprio domani, ci sarà un convegno sul Giappone nell'era di Madama Butterfly alla Scala, e ci sarà un incontro del maestro Shai con gli studenti di tutte le università milanesi. Tra le iniziative anche la cerimonia del tè, in programma alla Palazzina Liberty domenica 4 dicembre.